Bella raga. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avete potuto leggere dal titolo, andiamo a cambiare la lana di roccia al silenziatore della mia moto. Vi dico subito cosa ci serve, così almeno andate a comprarlo immediatamente. Allora, ovviamente ci servirà la lana di roccia nuova e se volete fare un lavoro fatto bene dovete prendere questa, che poi vi spiegherò a cosa servirà. Ah, poi un'altra cosa, per fare il lavoro fatto ancora meglio, cioè per fare un lavoro fatto come si deve, dovete procurarvi anche un cannello, non per forza di questo genere, ma comunque qualcosa per scaldare a alte temperature, il tubo quello forato, non so, non mi viene in mente in questo momento il nome. Allora, quindi andiamo a smontare il nostro amato silenziatore. Non fate caso che il mio è tutto sporco e impolverato e qua si sta anche staccando l'adesivo. E qua il sile, vabbè, non fate caso, qua si sono staccate le cose, qui dategli una pulita. Allora adesso andiamo praticamente a bucare i rivetti per poter aprire il silenziatore. Una volta tolti tutti i rivetti dovrete praticamente sfilare la parte esterna del rivestimento del silenziatore e qua avrete la lana di roccia. Occhio a non toccarla con le mani perché pizzica di bestia. Ecco qua, bella marcia. Mi sembra nemmeno conciatissimo questo, però comunque ora andiamo a pulire bene tutti questi fori. Nel frattempo gli ho messo il leve etichette, così almeno aspetto agisca un po' e poi lo tolgo del tutto, gli do una bella pulita. Cioè, ora togliamo la gomma. Andiamo a pulire bene con il nostro cannello, è tipo la quarta volta che lo dico, adesso lo faccio sul serio. Per cui dovete ottenere una cosa di questo genere con tutti i fori puliti il più possibile. Allora, la, non so come chiamarla sinceramente, quella nera che vi ho fatto vedere all'inizio del video, potete decidere se metterla o meno. Praticamente serve per evitare che la lana di roccia a contatto con il tubo forato si bruci subito dopo poco tempo, per cui questa ne dovete mettere proprio solo un giro intorno per evitare di appunto far bruciare subito la lana. Dopodiché, una volta averlo messo, possiamo andare a mettere la lana di roccia arrotolandola, stringendo il più possibile. Vabbè, comunque lasciate stare le campane di merda che adesso mi fanno bestemmiare come un animale. Comunque andate a tagliare della lunghezza giusta la lana, così almeno non andate a tagliarla dopo che fate il doppio della fatica. Ok, ho interrotto un attimo la registrazione perché stavo bestemmiando malamente contro sto silenziatore che si fa una fatica della madonna a richiudere. Adesso vado a mettergli tutti i rivetti e poi lo rimontiamo. Ecco qua il silenziatore finito, rivettato. Purtroppo non avevo i rivetti neri, per cui sono stato costretto a utilizzare questi qua. E adesso, visto che non ce la faccio più, andiamo a rimontare tutto. Adesso io in questo caso vado a mettergli una fascetta qua, visto che la gomma è un po' larga, evitiamo che esca dell'olio. Adesso non si vedrà niente perché è buio. Vabbè, comunque niente, adesso mi manca ancora quella vite là sotto, però fa niente, devo solo provare a accenderla per vedere se è cambiato il suono. Spero sia cambiato perché sennò mi sparo nei coi. Proviamo ad accenderla, vediamo un po' che suono fa. Allora, il suono vi dico che è cambiato un sacco, cioè dal video non renderà niente, però prima era molto più assordante, adesso si sente proprio bene il suono della Cat Race, bello da marmita artigianale. Oltre al fatto che non ha benzina, però almeno fa un bel suono rispetto a prima, no? Sì. Missione compiuta anche stavolta, dai. Spero che vi sia servito un po' sto video. Se vi va lasciate un mi piace, se non vi va non fate niente, tanto non mi cambia niente nella vita. Bella raga, ci becchiamo al prossimo video.